Appassionati di calcio, bentrovati da Fabio Morra con il campionato di eccellenza regionale, giornata numero 20, la sfida tra la Scafatese 1922 e il San Vito Positano. Ancora Pelagione tra due avversari, Pelagione, il cross in area di rigore con la palla che resta lì, c'è il fallo però, ancora un'azione della Scafatese in cui è mancato nell'ultimo passaggio, ci prova nuovamente Guidelli, altro cross, area di rigore, una trattenuta evidente, una maglia che abbiamo visto larga. Poi Pelagione prova il destro, questa volta la conclusione è verso la porta avversaria. Tutto ribattuta. Attenzione, la spizzata con la palla che finisce in un soffio al lato. Guaracino. Ancora il passaggio di ritorno per Guaracino a parte di Guidelli. Il cross in area di rigore, buona, attenzione, colpo di testa, parata! E poi la palla che finisce in calcio d'angolo, incredibile. Occasione per la Scafatese. Vicinissima alla rete dell'1-0 con la palla deviata dall'estremo difensore Munao sulla traversa, sul tentativo di Pelagione. 38 punti più 17 sulla Scafatese. Guidelli supera l'avversario in velocità, attenzione Guidelli può allargare il gioco, ci prova, è il gol e c'è il gol di Guidelli e finalmente il gol di Guidelli, meritatissimo, che è andato a esplodere il destro dalla distanza, ha trovato una soluzione splendida, efficace, una rasoiata imprendibile per l'estremo difensore Munao, per il gol dell'1-0 della Scafatese che sblocca così il punteggio al comunale. Il cross con la palla che resta lì, c'è subito il gol del pareggio da parte del San Vito Positano. Mischia in aria, rimpallo favorevole. E arriva il triplice fischio di chiusura in questo momento. Dunque al comunale finisce 1-1 tra Scafatese e San Vito Positano.